qui a Castelluccio Cosentino per promuovere quello che è naturalmente la possibilità di sviluppo di questa frazione. La possibilità e l'idea di sviluppo e di non far morire questa comunità, piccola comunità, frazione di Sicignano degli Alburni, è quella di valorizzare l'aspetto storico del paesello, che è del 1500, la parte superiore, e quindi di creare un turismo che possa essere, insieme alle altre frazioni, un percorso di visitatori, possa vedere quindi visitatori esteri e nazionali. Ci ritroviamo al centro del paese di Castelluccio Cosentino, nel centro proprio del borgo. Come possiamo vedere dalle immagini, è un paese che lascia un poco a desiderare. Difatti, dall'ultimo periodo, che non ha visto più la mia presenza in veste, come dire, sindaco supplente e né assessore, è rimasto, come dire, un poco abbandonato. Non perché voglia sottolineare il fatto del non essere più, perché comunque sono consigliere, però non ho avuto più la condizione di poter gestire e di dire e di oppormi a far sì che il paesello non fosse abbandonato, anche se con varie promesse è stato fatto tutto l'incontrario, nel senso che qualcuno aveva promesso di far diventare questo paesello una cartolina, e la cartolina però non è mai arrivata, anzi è arrivato quello che possiamo ammirare e vedere con la telecamera. Continuiamo il percorso nel borgo antico di Castelluccio Cosentino. Come potete vedere, qui è il punto più alto di Castelluccio Cosentino. Questa piccola piazzetta che potete ammirare si chiama Belvedere. Da questo punto possiamo ammirare la parte a valle a 360 gradi, dove c'è praticamente una natura ancora, grazie a Dio, incontaminata, e quindi godiamo di un'aria pulita e qui di una tranquillità che non c'è pari. Difatti noi vogliamo promuovere, l'idea è proprio questa della progettualità, che dobbiamo inserire Castelluccio insieme ad altri borghi di Sicignano, di Galdo, di Terranova, borghi antichi, in un percorso turistico laddove vede la partecipazione sì dell'amministrazione, ma soprattutto delle attività che devono nascere per portare avanti questa idea, cioè l'impresa che se ne deve far carico in prima persona. Noi come idea vogliamo portare quella che è la valorizzazione di questi borghi e la visita
non dico quindicennale, ma per adesso vogliamo, non, quando poi naturalmente saremo nella condizione di poterlo fare, mensile, di fare un percorso mensile dove chi naturalmente è appassionato e non possiamo far scoprire le bellezze e godere di questa tranquillità che chi vuol passare un fine settimana appunto nella tranquillità e nel relax, Castelluccio Cosentino come gli altri borghi, deve essere percorso e ammirato.